14° premio Ferro 2023 in memoria di Domenico Blois e al cantore per eccellenza del calcio contemporaneo Francesco Repice, giornalista e ambasciatore della Calabria nel nostro paese. L'Italia è campione d'Europa! Che cosa rappresenta per te ricevere questo premio e soprattutto riceverlo in Calabria dal momento che tu sei calabrese? Sì, no, sono calabrese, non sono di origine calabrese, io sono calabrese davvero, cioè calabrese cascorcia, insomma, ecco, tanto per capirci. E rappresenta appunto questo, rappresenta la possibilità di poter tornare alla mia terra. Non è lontano il giorno in cui spero di tornarne definitivamente. Il premio Faro è organizzato dall'associazione Gruppo Folclorico Miromagnum, presieduto da Marcello Perrone, che da anni porta a Mormanno personalità illustri e quest'anno appunto il giornalista Francesco Repice. L'opera è stata realizzata dal maestro orafo Michele Affidato e si ispira al faro votivo di Mormanno. Quest'anno abbiamo scelto un po' un giornalista sportivo. Poi sono particolarmente soddisfatto perché sono un fan suo e quindi averlo qui tra di noi e nell'elenco dei premiati ci fa tanto onore. Oggi è un giornalista calabrese che è conosciuto dai più per la sua telecronaca straordinaria con la nostra bandiera italiana, con la maglia degli azzurri, e quindi vederlo qui oggi per noi è una grande sensazione di orgoglio e di emozione. Un sogno nel cassetto. La verità è raccontare una Coppa dei Campioni della Roma. Francesco Repice, calabrese di nascita, noto al grande pubblico sportivo grazie alla popolare trasmissione Tutto il Calcio Minuto per Minuto, è l'inconfondibile radiocronista della Nazionale di Calcio e di molte delle partite più importanti del campionato e delle coppe europee. Francesco, nel momento in cui bisognerebbe tornare ad esultare, un'ennesima tegola si abbatte sul mondo del calcio, torna allo spettro del calcio scommesse, o meglio dire le scommesse nel calcio da parte di alcuni protagonisti. Che mondo stiamo vivendo. Non so se prima fosse meglio, fosse peggio, io sinceramente non vorrei essere quello dei ai tempi miei, no, non, ai tempi miei probabilmente succedeva lo stesso, ma noi non lo sapevamo. Dico solo che, ecco, un po' di delusione c'è. Il premio è stato consegnato alla presenza del sindaco Paolo Pappaterra, di Gerardo Bonifati, neoeletto presidente nazionale della FITP, Domenico Pappaterra, presidente Gallo Apollino, Andrea Dolorato, consigliere nazionale della Federazione Italiana Tradizioni Popolari, e Flavio De Barti, consigliere comunale di Mormanno.